Wow, eccoci qua, un bello sparring, wow, un bel middle inaspettato. Wow, prova un question mark kick. Quel ragazzo arriva dal Sanda, non è male, la kickboxing cinese. Vediamo cosa combinerà. Amin è in fase di studio. Comunque, ragazzo mi ha chiesto di fare sparring e inoltre ha avuto le palle di propormi di combattere. Wow, qua gli afferra la gamba, ma Amin riesce a liberarsi, non male, non male. Di combattere senza paratibi, tirare anche i calci. Bene, sfida accettata. Quel ragazzo sbraccia un po', si deve ripulire. Ma non è male, aggressivo, tira. Amin studia. Guardia lunga, ginocchiata. Bang. Jab. Low kick, buono. Ha tirato un bel low kick Amin. Non male. Ma non riuscirà più a camminare a fine. Oh, Moed prova un low kick. Oh. Vediamo, lo afferra, sbraccia un po', non male, si sta muovendo tanto, ha dei bei movimenti comunque. Amin prova una high kick sinistra, glielo tira piano. Oh, un'altra ginocchiata, lo afferra, ginocchiata, ginocchiata, ginocchiata e va di clinch. Ov ovviamente utilizza il vantaggio di essere più alto. Moed riesce a liberarsi. Tenta, fa una finta. Oh, Amin un calcio inguardabile col calcio di Amin. Oh, un'altra ginocchiata alle costole. Moed lo afferra, beh, un'altra ginocchiata. Oh, bella high kick. Sono belli i suoi calci, è che deve settarli, deve fare delle belle combinazioni. Oh, tira un bel colpo al fegato, Moed. Qua il ragazzo ha chiesto ad Amin di evitare di tirare le ginocchiate perché nella kickboxing cinese non si tirano e quindi non sa come difendersi. E non c'è assolutamente problema, Amin accetta la cosa. Beh, un bel blocco, gli afferra la gamba, cerca di spazzarlo ma non ci riesce. Ovviamente Amin ha una presa salda. Comunque Moed si muove bene, si muove tanto, non dà un punto di riferimento, sbraccia un po', ma può migliorare davvero tanto, ha una buona base, un buon potenziale, alto, qual Cameron fa una figuraccia. Sbraccia, sbraccia. Deve essere un po' più composto. Comunque il potenziale c'è, le palle non gli mancano. Oh, montagna, fammi. L'intelligenza fa entrare un montante. Vediamo, vediamo, fa la finta. Bang, al fegato. Comunque c'è una bella giornata di sole, proprio una giornata giusta per picchiarsi. Jab diretti, oh, qua sta venendo bullizzato. Moed non dà un punto di riferimento, oh, bello kick di Moed, oh. Oh, a me risponde con un gancio. Un altro low kick. Un altro low kick, ma viene bloccato stavolta. Provo un high kick, se tirasse le combinazioni probabilmente mi prenderebbe. Oh, un low kick di Amir. Vediamo, vediamo, me lo studio, la fit. Hai un altro low kick, ma quella high kick ha fatto veramente male. Fammi un attimo di studio, inizio con le finte, blocco, un ottimo blocco. Un altro low kick, se non li blocchi fra. So che in Italia non insegnano a bloccarli. Comunque è finito il match. Che qua Eden. Eden, che non si sa dove è uscito questo nome, lui dice di essere italiano, ma per me non è vero. Guarda tra la sua tutina. La sua tutina da nuotatore. Non male. Un bel diretto da mancino, combinazione di Amin. Ancora un gancio destro e diretto sinistro. Tiene la distanza. Vedi come sfrutta bene la distanza. Eden saltella, cerca di muoversi, di non dare un punto fisso. Oh. Questa è una tecnica segreta in cui gli abbassi il braccio quando vedete che è bello chiuso e gli tiri un bel diretto in faccia, glielo stampi proprio dritto in faccia. Comunque non male. Amin è una meraviglia, guardate come si muove. Non male, anche Eden non dà punti di riferimento. Faccio un attimino di studio. Vedo un po' chi picchia l'altro. Bel montante al fegato. Eden ammette di averlo sentito. Comunque ancora in piedi, non molla questo ragazzo in torello, arriva dall'MMA. Boom, montante diretto, un altro diretto per mantenere le distanze. Eden comunque si muove, si copre bene. Una buona copertura anche di Ami, anche se ha le mani basse. Vedete, devia e deflette i colpi. Qua chiunque volesse venire a fare sparring può scrivermi nei DM, ci organizziamo. Potete anche chiamare Giorgio Petrosian in persona, non c'è problema. Qua Eden va all'attacco. Cioè, lui ha avuto il coraggio di andare in attacco. Eden fa delle belle schivate. Oggi pensa di essere Prince Nassim. Però non male, comunque non dà punti di riferimento fissi. Si muove tanto. Almeno va con le finte. Fa un'altra finta. Un'altra finta. Che non ha mandato Eden fuori dallo schermo.
si muove bene. Mi provo un sagittario. Adesso va all'attacco. Bang, bang. Belle schivate da parte di Eden. Non male. Non male. Eden si muove bene, scriva bene. Deve solo attaccare un po' più spesso. Amino a mani basse. Io mi ricordo molto Alex Pereira. Amino. Comunque era pieno di bambini, ragazzi, che continuavano a giudicare, ad urlare. Sembra di essere un gioco. Guardate i ragazzi che fanno botte. Qua ha preso un cazzo di diretto. No, Jojo. L'ha sentito. Comunque lo lascio un attimino riposare, così si ripiglia. Bel jab per tenere la distanza. Mi fa dei bei movimenti di gambe. Cambia la guardia, diretto. Qua Eden attacca, ma mi controbatte. Diretto, boom. Un gancione sinistro che gli fa volare i paradenti insieme alla dignità. Eden è un pazzo, lo prende con la bocca da terra. Ma se lo rimette un attimino in bocca, si riprende subito. Ottimo Eden, ottima resistenza sia ai colpi sia di fiato. Comunque si chiude bene. Dai Eden, attacca, dai, dai, facci vedere cosa sai fare. Non male, cerca gli attacchi, dovrebbe fare una combinazione un po' più lunga, a mio avviso. Ottimo sparring da parte dei nostri due atleti. Ovviamente ha perso lui. Sì, ho perso in malo modo. Cosa ho perso? Energia, io ho i denti. Tutta la dignità, ma no, scherzo. No, è forte, un po'. Più che altro. A me piace lavorare a terra. Vabbè, prossimo facciamo di MMA, lui è bravo con la lotta a terra. Prossima volta sul ring facciamo MMA. E ditemi cosa ne pensate di Eden. Comunque è stato bullizzato. E non solo qua. Oh, grazie. Beh, nel dubbio hanno deciso di picchiarsi. Vediamo un po' cosa fa l'atleta di kickboxing che arriva dal Sanda e Eden che arriva dall'MMA, Muay Thai MMA. Comunque è bravo nella lotta. Secondo voi chi tra i due è più forte, chi ha più potenziale possibilmente? Ecco, comunque sono atleti alle prime armi, ma che secondo me hanno entrambi ottimi potenziali. Eden ce lo vedo bene nell'MMA, bello piazzato, invece Muay secondo me nel K1 davvero magrebino spaccherebbe, diretti Aspetta ginocchiati. ragazzi, tutto Mi fa male il naso. a posto? Siete stati bullizzati? Ah dai, però abbiamo anche bullizzato.